Per fare questo riassunto in tempi brevi ho fatto una maratona peggio di Schwarzer. Oh, poi come si fa se non riassumo, voi non capite e poi non potete vedere come va avanti perché qua e poi... Ok, basta. Ciao, sono Bounded Mind e in questo video racconterò la storia della seconda stagione di Stranger Things sotto il mio punto di vista. È passato quasi un anno da quando 11 è scomparsa assieme a Demogorgone lasciando i ragazzi da soli, ma anche se noi vogliamo sapere al più presto che fine abbia fatto, all'inizio di questa stagione ci viene mostrata un'altra ragazzina dalla pelle scura membro di una gang di criminali. Non sappiamo molto di lei, ma sappiamo che in qualche modo lei è legata ad 11 perché ha un tatuaggio dello stesso tipo col numero 8 sul braccio. Ma tanto che è bello sto tatuaggio, ma perché se lo fanno tutti quanti? L'attenzione si sposta finalmente sulla parte della storia che ci interessa. I quattro amici nerd, Mike, Dustin, Lucas e Will, sono alle prese con diversi problemi. Mike sente la mancanza di 11 e prova continuamente a stabilire un contatto con lei che ci manca poco che cambia numero di telefono per la disperazione. Lucas e Dustin sono entrambi attratti da una nuova ragazza dai capelli rossi, loro compagna di scuola, e la pedinano come... vabbè, direi come degli stalker, ma l'ho già detto mille volte e poi sono ripetitivo. Will invece ha continuamente allucinazioni in cui si ritrova nel sottosopra e vede una figura gigantesca simile ad un ragno che domina sulla città. Per questo motivo Hopper e Joyce, che si preoccupa per ogni minima stronzata, figuriamoci se non lo fa per suo figlio che ha gli incubi, lo porta a farlo visitare nell'Hawkins National Laboratory, che ora è gestito dal dottor Owens. Questa povera Joyce c'ha sempre problemi, ma questa volta finalmente una cosa va per il verso giusto, perché nella sua vita entra Bob, il suo nuovo compagno, che ogni volta se la sbaciucchia tutta e fa il simpaticone con i suoi figli dando numerosi consigli di vita da uomo vissuto. Sì, vabbè, tutto molto bello, ma dov'è 11? È morta? No, non è morta, è tenuta nascosta da Hopper che le ha ristrutturato il magazzino e la fa vivere lì a sue spese, non permettendole di uscire. Sì, perché praticamente appena 11 è sparita col Demogorgone alla fine della scorsa stagione, è riuscita immediatamente ad uscire dal sottosopra e si è data alla latitanza nei boschi nel tentativo di sfuggire agli agenti governativi. Cioè, io sono stato preoccupatissimo per un anno pensandola in pericolo di vita nel sottosopra e questa è uscita da lì 2 minuti dopo. Ma andate a cagare, va! È proprio la sera di Halloween che le carte in tavola cominciano a scombinare. Se ricordate, Nancy, la sorella di Will, si era rimessa col suo storico ragazzo Steve, ma la loro relazione è durata da Natale a Santo Stefano perché, in preda all'alcol, comincia ad insultarlo rinnegando completamente il rapporto che c'è tra loro. Di questa storia ne approfitta Jonathan, che è sempre pronto e appostato per accogliere Nancy qualora lei dovesse decidere di lasciare Steve. Dustin, dopo aver girato per tutta la città con i suoi amici vestiti da Ghostbuster a scroccare dolci, trova, guardò un po' giusto nella spazzatura davanti casa sua, un piccolo animaletto simile ad un rettile. Decide di portarselo a casa e farlo diventare il suo animale domestico. Lo mette nell'acquario sfrattando la sua tartaruga che aveva lì da chissà quanto tempo e lo chiama D'Artagnan. Che nome di merda, Dustin, mamma mia. Sto qua ci manca poco che scappa solo perché gli hai dato sto nome. Guarda che gli animalisti potrebbero offendersi, eh. Gli scienziati non sanno come fare per il problema degli incubi di Will, quindi è Bob a prendere in mano la situazione. In uno slancio di generosità lo accompagna a scuola e gli racconta che anche lui una volta aveva un sacco di incubi. Decide così di dargli un consiglio preziosissimo. Affronta le tue paure. Quando sei nell'incubo inseguito da quel mostro grandissimo e spaventoso, non scappare, fermati e affrontalo. Will segue il consiglio alla lettera, infatti invece di scappare si ferma in faccia al mostro e gli grida di smetterla. Il mostro se lo guarda, trattiene a stento una risata e gli entra in corpo lasciandolo a terra mezzo vivo e mezzo morto. Bravo Bob, best consiglio ever. A Joyce quasi viene un infarto per questa cosa e decide quindi di analizzare il filmato che suo figlio aveva girato il giorno in cui è stato posseduto, perché guarda caso giusto quel giorno Will se ne andava in giro con la macchina da presa. Da questo filmato Joyce si riconosce la sagoma che Will vede nei suoi incubi perché lui l'aveva anche raffigurato su di un foglio. Un disegno d'artista, fra l'altro, questo c'ha 12 anni e fa sti capolavori. E guardate invece come disegno io, e ce ne ho il doppio. E qua entra in gioco lo sceriffo Hopper, che se non indaga su misteri sta male. Lui comincia a notare che in alcuni campi vicino alla città le zucche stanno marcendo. Ma se non le metti in frigo? Prende così la mappa di Hawkins e nota che questi campi di zucche sono manco a farla apposta tutti attorno a sto cavolo di laboratorio. Quindi lui che fa? Siccome quando non si sa chi incolpare basta andare al laboratorio e si risolve tutto, va al laboratorio e incolpa Owens chiedendole aiuto per capire che diavolo sta succedendo. Mentre il suo nuovo paparino se ne va in giro a fare l'investigatore, 11 decide di violare le regole da lui imposte e se ne va in giro per la città nel tentativo di ritrovare Mike per incontrarlo finalmente dopo tanto tempo. Il problema è che quando lo trova lui sta parlando con Max, quindi lei si ingelosisce e se la sconta con Max facendola cascare dallo skateboard col sedere a terra. In realtà Mike questa rossa sta pure sulle palle perché non fa altro che cacciarla fuori dal gruppo inventandosi mille regole pur di tenerla all'oscuro delle loro famiglie.
faccende. Perché questi sono maschi e fanno la parte dei nerd, non sono più credibili se se la fanno con le ragazze. Dustin, nonostante le pressioni dei suoi amici, non ne vuole sapere di lasciare il suo nuovo animale domestico. E oh, non è mica la tartaruga che aveva da quando era un poppante. Quindi gli salva la vita e se lo porta a casa tenendolo nascosto. E questo coso continua a crescere e per ringraziarlo di averlo aiutato, scappa dall'acquario e divora il bel gattino di sua mamma. Anche quello probabilmente è in famiglia da quando è un poppante, ma a Dustin ormai frega nulla di tartarughe e gattini, gli interessa solo di D'Artagnan. Che brutto nome, mamma mia, ogni volta che lo sento mi scappa un rigurgito. Joyce continua a tormentare suo figlio anche quando è in trance per essere posseduto dal ragno gigante e schifoso. Di solito le persone possedute non si svegliano così facilmente, ma Joyce è talmente rompipalle che pure il mostro alla fine ha detto «Tiè, te lo lascio libero un po', basta che stai zitta». Appena sveglio, Will, sotto richiesta di Joyce, comincia a disegnare quello che ha visto su diversi fogli, ma questi fogli non sembrano altro che scarabocchi. Joyce è capace solo a lamentarsi e gridare come una pazza, non sa risolvere enigmi, quindi che fa? Chiama Hopper per farsi aiutare e lui scopre che questi disegni messi uno accanto all'altro formano una specie di mappa gigantesca. Cominciano così ad attaccare sti cosi in giro per la casa perché questa se non rivolta tutta la casa ogni anno non è contenta. E l'anno scorso con le luci di Natale, quest'anno con sti fogli. Comunque fatto sta che alla fine Hopper li riconosce come radici e alla fine se ne va in uno dei campi di zucche marce che aveva trovato prima e scavando trova un passaggio sotterraneo che lo porta nel sottosopra, in dei tunnel. Intanto Nancy e Jonathan se ne vanno ancora insieme in giro per la città perché Nancy si è messa in testa di dire ai genitori di Barb com'è davvero morta la loro figlioletta. Per questo motivo loro due vengono intercettati dai signori del laboratorio sotto copertura e vengono portati a parlare con Owens che gli spiega che è vero che è colpa loro ma gli chiede di non rivelare nulla in giro e sta insabbiando le prove perché non vuole che gli altri governi vengano a sapere di questa cosa. Nancy per tutta risposta se ne frega delle richieste di Owen, anzi ha registrato tutta la conversazione su di un nastro in modo da usarla come prova contro di lui. Mai fidarsi di Nancy, eh? Nancy tutta convinta porta questi nastri che ha appena registrato con Jonathan da un teorico della cospirazione presente in città. Questo è un cialtrone di Rome Marray che alla fine non fa niente di buono. L'unica cosa buona che fa è quella di dire a Jonathan «Ma che stai a fare con questa? Te ne vai in giro con lei e non ci fai niente, guarda che poi finisci in friendzone». Questo porta Jonathan a pensare «No, no, per carità». E quella sera stessa ci prova di brutto con lei riuscendo finalmente a copularci allegramente. Ci voleva il teorico della cospirazione per farli accoppiare a sti due. Ora un po' di protagonisti cominciano ad accoppiarsi, quindi pure fra i bambini succede qualcosa in quel senso. Non proprio perché altrimenti sarebbero troppo precoci. Quello che sta stringendo un rapporto più forte con Max è Lucas, ma lei è costretta a pensare un po' ai fatti suoi perché Billy, il suo fratellastro, per qualche strana ragione non vuole che lei se la spassi con altri ragazzi. Già, Max ha un fratello di nome Billy, mezzo schizzato e violento che l'accompagna sempre a scuola. Non ho parlato di lui prima perché di fatto non è importante, è solo uno che se ne va in giro per la scuola a bullizzare la gente e a farsi il figo con i suoi capelli tamarri anni 80. Mentre suo figlio grande se la spassa, Joyce è a casa sua che cerca di decifrare questi disegni e tramite le visioni di suo figlio Will scopre che Hopper è sparito. Siccome, come ho già detto, è buona solo a lamentarsi, si fa aiutare da Bob, il quale, pensando che il tutto sia un meraviglioso gioco nel suo fantastico mondo fatto di unicorni e asini volanti, entra nel clima giusto e riesce a capire la posizione dello sceriffo guardando la gigantesca mappa. Vanno così a salvarlo e vengono intercettate dagli agenti del laboratorio che, bruciando quei tunnel, fanno del male a Will, facendolo svenire in preda alle convulsioni. 11 dal canto suo ha completamente smesso di obbedire ad Hopper e non fa altro che andarsene in giro a scoprire cose pure lei. Viene a sapere di questa Terry Ives, che è sua madre, e la va a trovare riuscendo a stabilire un contatto con i suoi ricordi. Così facendo rivive il momento in cui lei è stata rapita e sua madre è stata sottoposta ad elettroshock per non rompere le palle con quegli esperimenti. Dalle visioni riesce anche a scoprire dell'esistenza di un'altra bambina con i poteri speciali come i suoi. E questa dovrebbe essere Otto, la criminale vista all'inizio che pensavamo non c'entrasse una ceppa. Così decide di andarla a trovare. Will, dopo le convulsioni, viene portato nel laboratorio e lì dimostra di aver perso la memoria perché riconosce soltanto sua madre. Owens allora si traveste da Einstein e ipotizza che il mostro sia come un virus che ha colpito il ragazzo arrivandogli al cervello. Quindi i danni che vengono inflitti al tunnel possono fargli veramente male. Ma grazie, l'abbiamo appena visto, non ci volevi tu, è arrivato il professorone, è arrivato. A questo punto il bambino tenta di essere d'aiuto agli scienziati rivelando che i tunnel conducono a qualcosa di molto importante per tutti i demogorgoni, quindi Owens manda subito degli agenti in spedizione a scoprire di che si tratta. Il tutto però non è altro che una trappola perché gli agenti vengono uccisi. Quello stronzo del mostro sta parlando attraverso Will e lo ha costretto a dire queste cose. Will quindi è una spia del mostro. Oh mio Dio! 11 è arrivata a Chicago a cercare Otto e la trova in un gruppo di punk tutti tatuati. Chi con la cresta rosa alta 50 cm, chi con i piercing in zone che non si possono vedere in TV e chi con muscolacci tali che quelli di Schwarzenegger sono nulla. Lei si separa quasi subito da loro perché in una delle sue visioni vede Mike e Hopper in pericolo nel laboratorio, ma inizialmente si era fatta coinvolgere nelle loro malefatte e nei loro furtarelli dopo aver cambiato look tirandosi i capelli all'indietro. Già, perché la prima cosa da fare per delinquere è avere una bella acconciatura. Mike, Will, Joyce, Hopper, Bob e Owens sono in pericolo, come detto, e sono intrappolati in una stanza del laboratorio. Quando
la corrente se ne va, c'è bisogno di andare in un'altra stanza per resettare l'impianto in modo da permettergli di uscire. Per fare questa operazione bisogna usare un computer e conoscere il Visual Basic. E l'unico a conoscerlo è Bob, che si offre volontario per andarci. Questo sa Visual Basic, ha capito come i disegni di Will erano la piantina della città. Madonna, se non c'era lui, questi non sapevano manco unire i puntini della settimana enigmistica. Arrivato al computer, Bob schiaccia i tasti a caso e ci viene fatto passare come un esperto programmatore, ma alla fine riesce a riaprire le porte. Purtroppo, sovrappeso com'è, resta indietro e finisce divorato dai mostriciattoli che, ripeto, sovrappeso com'è, avranno da mangiare per un bel po' di tempo. Che li rincorrete a fare gli altri che sono tutti pelle ossa? C'avete Bob? Usciti dal laboratorio, tutti si riuniscono e scoprono che il mostro ragno gigantesco e brutto sta controllando Will e il branco di mostriciattoli e quindi decidono di chiuderlo in una stanza in modo che il mostro non possa capire dove si trovano. Sempre per il fatto che Will è una spia. Sto povero bambino, prima lo sedate, poi lo chiudete in una stanza, ammazzatelo proprio a sto punto. Nonostante questo, Hopper e Joyce riescono a stabilire un contatto con lui, che tramite codice Morse riesce a lasciare loro un messaggio in cui gli dice chiudete la porta. Ma non è perché fa freddo, bensì perché è da questa porta nel sottosopra che escono tutti i mostriciattoli. E proprio in quel momento, quasi, arriva 11 che ha finito la sua gita di piacere e adesso è pronta ad aiutarli. Dopo una breve riunione strappalacrime, mettono a punto il loro piano. 11 e Hopper vanno nel sottosopra a chiudere sta porta che fa freddo, mentre Jonathan, Nancy e Joyce cercano di tirar fuori questo virus da Will riscaldandolo come dei popcorn nel forno a microonde. E a questo punto entra in gioco il fratello mezzo pazzo di Max, che ha ricevuto l'ordine da suo padre di recuperarla. E lo fa con una cattiveria così forte e così esagerata che pare che questa fosse rinchiusa in un campo di concentramento. E che cavolo, sta solo uscendo con degli amici! Dopo aver raccolto informazioni, Billy arriva alla casa dove si trova. E la trova con Steve, l'ex ragazzo di Nancy che si era fermata ad aiutare Dustin con D'Artagnan e tutti gli altri. A questo punto cominciano a menarsi come nei film di Bud Spencer e Terence Hill e alla fine i bambini riescono a scappare lasciando Billy stramazzato a terra e con la promessa di non disturbare mai più Max. E mo Mike, Dustin, Lucas e Max, siccome non si erano ancora messi nei guai in questa stagione, decidono di entrare nei tunnel giusto per fare un po' di casino e in tutto ciò nel frattempo 11 riesce a chiudere il portale assieme a Hopper con la forza del pensiero. E un mese dopo, quando tutto si è messo a posto, i bambini sono al ballo di fine anno. Lucas se la fa con Max, Dustin se la fa con la sorella di Mike e Mike se la fa con 11, che ora grazie a Owens ha un certificato di nascita nuovo di Zack e può girare liberamente perché finalmente ha il permesso di soggiorno. E mentre dentro la sala del ballo tutti sono felici e contenti e si sbaciucchiano, la telecamera si gira al contrario per portarci dritti dritti nel sottosopra. Qui ci viene mostrato che il mostro ragno gigantesco non è morto, è ancora vivo e sta puntando dritto dritto sulla scuola, la Hawkins Middle School. Perché in questa città non sapevano che nomi dare agli edifici, quindi li hanno chiamati tutti Hawkins Middle School, Hawkins National Laboratory, Hawkins Macellaio, Hawkins Panettiere e così via. Oh, dovevo per forza chiudere il riassunto dicendo una scemenza. Ma un attimo, cioè, quindi noi adesso dobbiamo aspettare almeno un anno per capire se si può uccidere sto ragno con l'insetticida o se è immortale? Va bene, dai, aspettiamo.